Ciao ragazzi e bentornati alle nostre lezioni di fisarmonica pratica. In questa lezione andiamo avanti con il programma, andiamo a suonare il numero 33 del metodo per fisarmonica, che è un altro esercizietto da fare a mani unite, quindi destra più sinistra. Ricordo che abbiamo visto le mani unite nello scorso video, se non l'avete visto andatevelo a vedere. Video interessante perché dopo tante video lezioni andiamo finalmente ad unire la mano destra con la sinistra, che è la cosa direi più importante da fare quando si suona la fisarmonica, quella di unire in sincronia le due mani. In questa lezione andiamo quindi a fare questo esercizio numero 33, che non ha niente di speciale rispetto all'esercizio 32, è molto simile, la destra rimane invariata e la sinistra invece subisce delle piccole variazioni. Andremo a suonare il basso da solo e l'accordo da solo. Ma per prepararci a fare questo esercizio numero 33, andremo prima a vedere gli esercizi 29 e 30. Questi sono due esercizi che introducono il ritmo del valzer e un altro tipo di ritmo che non vedremo mai in realtà, che però è lo stesso ritmo dell'esercizio numero 33. Quindi il 29 e il 30 saranno due esercizi preparativi che andiamo subito a vedere. In più vi lascerò da fare anche gli esercizi 22 e 23. Sono molto semplici, molto simili agli esercizi 20 e 21 che avevamo visto nella scorsa lezione. Andiamo dunque a vedere tutti questi esercizi che in totale sono 5. Partiamo dall'esercizio 22 e 23, dopodiché continuiamo con il 29 e il 30, che sono i preparativi. E infine andiamo a vedere l'esercizio 33, dove andiamo ad unire le due mani. Bene, ora vediamo i due esercizi in preparazione dell'esercizio numero 33, quindi andiamo a vedere l'esercizio 29, che è praticamente il ritmo del valzer, e poi andiamo a vedere l'esercizio numero 30. Su entrambi gli esercizi dovremo fare attenzione perché andiamo a suonare prima solo il basso, quindi solo la nota di Do che è sulla seconda fila di bassi, e poi solo l'accordo maggiore del Do o del Sol o del Fa. Andremo a vedere tutte e tre le tonalità. Quindi dobbiamo fare molta attenzione perché ci verrà spontaneo suonare assieme sia la nota di Do che l'accordo maggiore. Invece dovremo distinguerli bene, imparare a distinguerli bene, quindi sono due esercizi importanti per quanto riguarda la sola mano sinistra. Perché dovremo riuscire solo con l'anulare a suonare la nota di Do o di Sol che sia, e poi in seguito solo con il dito medio suonare la relativa maggiore, due volte nel caso del valzer, tre volte nel caso dell'esercizio 30. Ma adesso andiamo a vederli entrambi, il 29 e il 30.
Come avrete visto sono molto simili, comunque fatene un esercizio giornaliero, andremo a risuonarli anche per le prossime settimane questi due esercizi perché sono assolutamente importanti. E adesso andiamo a vedere finalmente l'esercizio numero 33, dove uniamo la mano destra con la mano sinistra, e vi consiglio di farlo innanzitutto a mani separate. Mani separate significa che andiamo a studiare prima solo la destra e poi solo la sinistra in separata sede, e poi in seguito andremo ad unirlo. Adesso la mano destra, essendo l'esercizio identico all'esercizio numero 32, non servirà neanche studiarla perché sono le note dal Do al Sol e dal Sol al Do, quindi note che abbiamo visto e stravisto anche negli altri esercizi precedenti per la mano destra. Andrò invece ad eseguire solo la mano sinistra dell'esercizio, che è praticamente il Do con il maggiore e il Sol con il Sol maggiore, alternati ogni battuta, una battuta Do e una battuta Sol. Andiamo subito a vedere come eseguirlo. Bene, ora che avete memorizzato bene questo ritmo con una battuta Do e una battuta Sol alternati, andiamo subito a fare l'esercizio numero 33, quindi ad unire questo ritmo della sinistra con la mano destra. Ecco, ricordatevi sempre che i due puntini che vedete nella terz'ultima battuta stanno ad indicare che l'esercizio va ripetuto due volte. Quindi tutto ciò che sta prima dei due puntini va ripetuto due volte. Motivo per cui ho fatto due volte tutte le battute prima dei puntini. Cosa che dovreste già sapere, ma che vi rinfresco ogni qualvolta che vediamo i puntini. Magari non tutte le volte, ma insomma ogni tanto vale la pena ripeterlo. E volevo anche dire che nello scorso video non ho utilizzato le mani separate, quindi ho eseguito l'esercizio direttamente a mani unite, ma sarebbe stato molto importante farlo anche a mani separate, quindi è una cosa che ho saltato dello scorso video. Ma andando avanti adesso vedremo anche più volte come negli esercizi a mani unite andrò a studiarli prima a mani separate e poi in seguito andrò ad unire mano destra e mano sinistra. Allora, per la lezione di oggi abbiamo finito. Buona settimana di esercizi, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!